questi nel particolare. Se vuoi, vediamo già che tu stai per scappare per andare dalla tua coppia. Il particolare è un ottimo twist livello 1, il lift livello 3, quindi ottimo. Il triplo salto fa preso un po' di penalità, ma non molto. La sequenza di passi livello 2 e la combinata finale livello 4, quindi ottimo. Bene, noi ti ringraziamo, vediamo che sta iniziando ad essere agitatissima Franca. Sì, si sente dalla mia voce che però è giusto così più. Perché siamo agitati noi aspettando ovviamente di vedere Stefania e Ondra, e allora in bocca al lupo, incrociamo in bocca al lupo Franca. A dopo, buon lavoro. E noi, Fabrizio, andiamo a seguire, dopo la bella prova che abbiamo visto della nostra coppia azzurra, nel momento della coppia tedesca Katharina Gierock e Florian Just. Aprono il loro programma con il Lutz Twist, eseguito correttamente. Triplo toe loop, forse l'unisono ne ha risentito perché erano molto vicini, però bravissimi. Triplo salto lanciato, caduto purtroppo all'arrivo. Caterina non ha avuto il tempo di staccare la gamba per mantenere l'uscita. Perdono purtroppo l'unisono durante questa trottola in parallelo. Katharina Gierock, Florian Just, nel 2011, in questa stagione non hanno ottenuto ovviamente il bronzo ai campionati nazionali ed era per loro questo il primo campionato europeo insieme, infatti pattinano insieme solamente dalla scorsa primavera. Questo si poteva percepire, Fabrizio, che non c'è ancora, forse anche hanno perso magari a volte anche l'unisono, non c'era molto quella complicità di cui parlavamo prima. Sì, anche se è una coppia che subito all'inizio del loro programma mi ha colpito per l'intensità e per comunque la coreografia, l'intenzione con cui stavano eseguendo il loro esercizio. Se tu non mi avessi dato questo dettaglio, magari sulle prime note non ti aveva dato questa sensazione. Magari questo si può andare a vedere proprio magari sulle distanze, sul fatto che le trottole hanno avuto difficoltà a mantenere l'unisono assieme, sul fatto che magari si sono avvicinati troppo nel momento di staccare il salto in parallelo. Ho visto anche un po' di difficoltà nel sollevamento del lasso, dove sia la salita che la discesa era un po' difficoltosa, frenando anche un po' sulle punte. Ecco, andiamoli proprio a rivedere nel dettaglio, Fabrizio. Vediamo, questa è la partenza che già qua mi sono piaciuti perché avevano acquisito una velocità su ghiaccio veramente considerevole. Questo è il Lutz Twist lanciato, eseguito correttamente.
Questo è un dettaglio di un sollevamento. Le coppie d'artistico, oltre agli elementi tecnici che possono fare, per una questione di coreografia possono eseguire dei sollevamenti tipici della danza. E questo è il triplo toe loop eseguito correttamente, senza problemi. Proprio vicino. Questo è il triplo salto dove lei atterra perfettamente indietro. Purtroppo non ha avuto il tempo per poter sganciare la gamba libera e per poter mantenere l'equilibrio, si è proprio seduta, come si può dire. Questo era il sollevamento di cui parlavo prima, dove durante la performance risultava essere un po' faticoso sia la salita che l'uscita, dove ha perso la velocità. Sequenza di passi invece eseguita correttamente, abbiamo notato che anche loro hanno scelto l'opzione di fare una parte della sequenza di passi in posizione chiusa, come una coppia di danza. Ricordiamo che per chi non è abituato, come una coppia d'artistico, è una difficoltà estrema perché non sono abituate a pattinare così vicino. Cioè la presenza dell'altro partner, questa vicinanza anche dei pattini, delle lame, ti può tenere un attimo in una situazione di scomodità. Allora, aspettiamo allora il punteggio per la coppia tedesca che ha pattinato sulle musiche di Dark Angel di Edith Marton, un compositore che ci ricorda ovviamente il fantastico Evgeny Plyushenko, che usava spesso le sue musiche. Allora, Technical Elements 23.50, Presentation Score 18.20, la detrazione inevitabile per la caduta per uno short program al totale di 40.70. E allora andiamo proprio a vedere che si posizionano davanti alla nostra coppia azzurra, che aveva ottenuto 40.11.